Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come risolvere l'errore ban 9005 su Valorant. Ovviamente in passato ho realizzato alcuni tutorial su come attivare varie impostazioni che ostacolano così l'accesso e l'avvio di Valorant. Ovviamente ho realizzato quello della virtualizzazione, che ora si basa sulla virtualizzazione della scheda madre, quindi va attivato questo e va anche attivato il Security Boot e TPM 2.0. Quindi in alto a destra nelle schede troverete questi due video, oppure li troverete nei commenti in primo piano. Ritorneremo a parlare di questo dopo aver fatto alcune procedure sulla cartella updata. Quindi in questo caso scrivi esegui. Andiamo a scrivere % local app data %, apriamo così la cartella e andiamo a cancellare la cartella Valorant e va cancellata anche la cartella Riot Games. Una volta cancellato queste cartelle nella cartella di app data, andiamo un attimo sulla sicurezza dei dispositivi. Tu basta che scrivi sicurezza di Windows e vai su sicurezza dispositivi, dobbiamo disattivare così l'isolamento core. Questa funzionalità impedisce anche gli attacchi di inserire codice dannoso nei processi con sicurezza elevati. Io la tengo attivata perché a me Valorant funziona. Se in questo caso questo isolamento core ti blocca Valorant, tu disattiva questa impostazione e riavvia il tuo sistema operativo. Quindi in questo caso, una volta fatto questo, andiamo un attimo su servizi. Ecco la nostra scheda dei servizi. Scendiamo fino a giù, fino a trovare il servizio VG. Ti starai domandando: io non ho questo servizio. Ovviamente, per avere questo servizio va attivato il Security Boot e TPM 2.0. Quindi, poi ti farò vedere come fare. Andiamo un attimo su VGG e tipo di avvio, da manuale metti automatico e poi stato del servizio in esecuzione metti avvia e fai applica. Ora, per abilitare questo servizio, tu riavvia il tuo sistema operativo. Andiamo con una velocità di istruzione 1.25. Tu riavvii così il tuo PC e cominci a premere il tasto che ti dice sotto il marchio della scheda madre. A me era F2 Canci. Una volta fatto, vai nella barra della ricerca della tua scheda madre, la trovi in alto a destra della ricerca e scrivi Security Boot. E ci clicchi sopra e metti Enable, quindi lo abiliti. Quindi da disabilitato metti abilitato. Una volta fatto, sulla Security Boot Mode metti Custom. Quindi una volta fatto, torni indietro, vai su Settings, vai su Security, Trusted Computing, fino a trovare l'impostazione TPM State e lo abiliti. Ok? Ed eccolo qua. Poi una volta fatto, clicchi F10 e salvi tutte queste impostazioni. E salvi tutta questa impostazione così. Poi, sempre nel tutorial scorso, c'è cioè il tutorial precedente, come puoi vedere, il VGC a me è comparso e l'ho avviato. Poi, una volta fatto, non ci basta che attivare così la virtualizzazione. La virtualizzazione si basa anche sull'applicazione di BlueStacks, che ovviamente dice virtualizzazione non attivata, e i giochi cominciano ad andare lentamente, laggano, non vanno. E quindi, una volta abilitata la virtualizzazione, andranno di sicuro. Quindi andrà anche Valorant. Quindi vado Scheda a madre, la premere B450. F2 Canch, entro così nel BIOS della scheda madre. Quindi vado su OCR. Più
Eccolo qua, sì, eccolo, l'ho trovato, ok. Era questo. Questa SV Mod, con questo attivi la virtualizzazione sul tuo PC e lo abiliti. Era qui su CPU l'ultimo. SV Mod. Puoi anche scriverlo direttamente nella barra della ricerca SVM staccato mod e lo abiliti. Basta. E lo hai abilitato. Quindi una volta abilitato il Secure Boot DPM 2.0 per risolvere anche l'errore 1067 su Valorant, la virtualizzazione, disattivando il Core Isolation sulla sicurezza dei dispositivi di Windows Defender, cancellato le due cartelle, dovrebbe andare, veramente andare e basta. Se in questo caso non dovesse proprio funzionare, ti consiglio di eliminare il launcher, proprio il launcher di Riot Games, ok? Lo disinstalli, lo togli. Non devi togliere Valorant, devi rimuovere proprio il Riot Games e lo reinstalli e fai l'accesso e riavvii il tuo sistema. Quindi ti consiglio di guardare questi due video, se li puoi guardare con calma, quindi ti guardi la virtualizzazione su come attivarla e come attivare il Security Boot e il TPM 2.0. Quindi in questo caso grazie a tutti per questa visione, ragazzi, se ti è stato utilissimo questo video su come attivare 9005 su Valorant, iscriviti al canale, attiva la campanellina, lascia un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Se hai problemi, commenta.